dai un bilancio, com'era la versione? Era, me l'aspettavo peggio, non era impossibile, era, c'era dei passettini un po' complicati, però niente di... Era molto a elenco, quindi riuscivi bene a gestirti la frase. Peggio del tema. No, comunque, no, la versione era difficilissima. E non so, cioè, non sono riuscito a fare delle parti, ho lasciato un paio di buchi. E vabbè, oh, succede. Spero in un aiuto divino. Beh, il bilancio lo chiede alla persona sbagliata, cioè. Fattibile? Umana? Abbastanza facile. Il problema è mettere insieme le parole. Perché alla fine non era particolarmente elaborata, anche la grammatica era abbastanza lineare. Penso malissimo, però... No, abbastanza bene, dai. Una frase. A me è piaciuta. Ma sì, cioè, a me è piaciuta. Poi, al di là della superstizione, a me è piaciuta. Ma non lo so, spero sufficiente almeno. Però... piuttosto difficile sembrava. Cioè, ma all'inizio l'hanno già fatta, l'hanno già fatta in classe precedentemente, quindi siamo stati anche abbastanza normali. Ma altri ragazzi che ho intervistato mi hanno detto che sembrava abbastanza semplice Luciano rispetto ad altri autori. Sì, ma io ho 3-4 in greco, quindi cioè, voglio dire, per me le cose semplici per altre per me sono difficilissime. Ma sicuramente sufficiente, poi non so in che voto. Stanotte come avete dormito prima della versione? 9 ore e più. Ma la nostra versione sinceramente ero stanco, quindi sono andato a dormire. Sono fatto sì, no, dormire la notte, non dormono solo le donne che siamo in multie. No, per il resto sì, ho dormito dalle 6:30 alle 8:30 per rilassarmi di più. Cioè avevo smesso di studiare prima, però. Il problema sarà la notte prima della terza prova, quella sarà dura e quella prima dell'orale dura. Però i primi due scritti si dormono tranquilli. Siete riusciti a copiare un po'? No, poi non mi compromettere davanti alla telecamera. Alla fine, bene o male, si riesce sempre a copiare. Qualcosina ce la si dice, anch'io bene o male. Qualcosina. Si parla e basta. No, niente di particolare. Bisbiglie e basta. No, no, si può copiare di brutto. Basta che questo filmato non vada e non sia visto da professori. Se no non sono io che ho copiato, naturalmente io ho fatto tutta la versione da solo. Non andrà. Dai, suggerimenti si riesce benissimo. Comunque è un dato di fatto, la maturità si suggerisce. Beh, in classe durante la versione alla fine qualcosina scappava, sì, però non troppo. Poi comunque i prof sono stati carini, sono stati gentili, comunque riuscivano a meno male indirettamente a dirci qualcosa, poi chiaramente ce l'abbiamo fatta noi. Sapete già più o meno su che materie verterà la terza prova? No. Ma più o meno ci si può arrivare, nel senso che si sa più o meno, per esempio i professori che hanno due materie, si sa bene o male quale delle due preferiscono, però in genere, cioè non si è comunque, si è sicuri, non siamo sicuri di cosa verrà fuori. Penso che sarà devastante, però alla fine se si è potuto copiare ieri e oggi, alla fine spero che si possa copiare anche qualcosina in terza prova, si spera. Non c'è qualche indiscrezione dell'ultimo minuto sulle materie su cui verterà? Penso che ci basta. Hai intenzione di proseguire all'università con l'etere o non vuoi più vedere versioni in vita tua? Basta, l'ultima, ho finito bene, non voglio fare altro, basta, ecco via. Questa sarà l'ultima versione della vostra vita oppure? Cioè, no, assolutamente sì, proprio sicuro. No, cioè, speriamo sia ultima, cioè. Io mi tocco perché non si sa mai, però cioè io spero sia veramente l'ultimo. Io vado a fare questo giro, non c'entra niente con questo sport. Cioè, però mi è piaciuto, cioè, sono contento di averle fatte comunque, perché comunque cultura in più, però... Cioè, basta. Dopo 6 anni, basta.